L'ospedale Fracastoro di San Bonifacio offre alle donne in dolce attesa corsie preferenziali, cominciando dal parcheggio. A loro è dedicato anche uno sportello rosa, dove le signore in dolce attesa possono prenotare esami, ecografie, visite, azzerando i tempi d'attesa. Questo permette alle pazienti di effettuare regolari controlli in gravidanza e a noi di evidenziare quelle situazioni a rischio che necessitano di controlli più ravvicinati e particolari. Negli ultimi anni in Italia si è notata una maggiore richiesta da parte delle giovani mamme di tagli cesarei. Qui al Fracastoro il dato è in controtendenza. Infatti abbiamo una percentuale di tagli cesarei che è del 17%, la metà della media nazionale. Una percentuale che riflette quanto richiesto attualmente, auspicato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Presso questo ospedale, inoltre, su richiesta della donna, è garantita 24 ore su 24 l'analgesia epidurale, quindi il controllo del dolore durante il parto, ed è una delle poche realtà in Italia in cui questo è possibile. Al Baby Friendly Hospital di San Bonifacio nascono sempre più bambini. Il motivo di questo continuo incremento di nascite qui a San Bonifacio è senz'altro legato a più fattori, anche se il principale credo di poter dire essere l'attenzione che viene data al neonato e alla madre, in particolar modo per la possibilità di convivenza dei due e della promozione dell'allattamento al seno. D'altra parte però, visto il grande numero di neonati, l'anno scorso più di 1500, ma quest'anno sono in incremento, anche le attenzioni che vengono dedicate al bambino che possa avere delle problematiche, ovvero avere un periodo neonatale non fisiologico. A volte alcuni bambini hanno bisogno di essere seguiti con amorevoli cure mediche. Qui ci troviamo all'interno della patologia neonatale dell'ospedale Fracastoro di San Bonifacio. In particolare questa è la stanza che viene utilizzata per la stabilizzazione del neonato critico. All'interno del reparto poi c'è la possibilità per le mamme di entrare a qualsiasi ora e di stare vicino al proprio neonato, vicino al proprio bambino per tutto il periodo della sua degenza. C'è la possibilità di una poltrona per la comodità della mamma e soprattutto c'è un contatto continuo telefonico diretto con le mamme nel reparto di ostetricia, oltre ad esserci una stanza apposita per le mamme nutrici.